Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Bradisismo a Pozzuoli, due scenari possibili, un lungo sciame sismico o un'eruzione. Non si arresta lo sciame sismico che sta interessando l'intera zona. Non si arresta lo sciame sismico che sta interessando l'area flegrea, continue scosse di lieve entità. Si susseguono ad oggi l'innalzamento del suolo per il fenomeno del bradisismo, ha superato un metro. Ma quali sono gli scenari possibili a medio e lungo termine? Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, che oggi è stato ascoltato alla Camera dalla Commissione Ambiente, sono sostanzialmente due. Il migliore è che la crisi di bradisismo in corso termini come era accaduto per quella del 1983-84. Il peggiore è un'eruzione simile a quella del 1538. È un'evoluzione che non conosciamo e che monitoriamo, ha detto ancora Doglioni. Lo scenario meno critico è una situazione analoga alla crisi dell'82-84, una crisi bradisismica che è durata 2 anni e poi si è fermata, mentre al momento lo scenario più critico è un'eruzione come quella del Monte Nuovo nel 1538, la più recente delle oltre 70 eruzioni esplosive avvenute nei Campi Flegrei. Un evento molto diverso da quello avvenuto 39.000 anni fa, quando l'eruzione liberò oltre 400 metri cubi di materiale. Nel caso di un'eruzione, ha aggiunto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geovulcanologia, non sappiamo né quando né dove potrebbe avvenire e per quanto piccola provocherebbe un disagio sociale. In ogni caso è impossibile pensare che i Campi Flegrei si spengano perché sono un vulcano attivo. Sull'argomento è intervenuto l'assessore regionale alla protezione civile, il prefetto Mario Morcone, che ha identificato nell'analisi delle vie di fuga il tema centrale. Si sta lavorando per uno svincolo della tangenziale che arrivi al porto, ha spiegato, per alleggerire e creare delle condizioni più facili. La zona è densamente popolata, le infrastrutture sono insufficienti a garantire un'assoluta semplicità per andare via nel momento in cui si dovesse avvertire una situazione di difficoltà. A questo stiamo lavorando. È da oltre un decennio che si parla di rischio vulcanico nella nostra regione, vista la presenza del Vesuvio e dei Campi Flegrei, ma pochi passi in avanti sono stati fatti sul lato della mitigazione del rischio, con piani di evacuazione aggiornati di volta in volta, ma che lasciano più di un dubbio sulla loro applicabilità. La delimitazione delle zone rosse e gialle, i dati scientifici e di monitoraggio sono noti da tempo e, anche se approfonditi costantemente, difficilmente saranno attuabili. C'è bisogno di una cooperazione e di rendere consapevole la popolazione sulla possibilità di dover lasciare i loro luoghi. A dirlo è Legambiente Campania. E sulla questione dei Campi Flegrei è intervenuto anche il ministro Musumeci che chiede massima attenzione. Si pensa anche, come abbiamo già ribadito, ad un piano di evacuazione precauzionale. Verifiche strutturali, piani di esodo adeguati, esercitazioni nelle quali coinvolgere la popolazione. Occorrono misure urgenti per i Campi Flegrei, perché di fronte alle emergenze non bisogna farsi trovare impreparati. È il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che chiede attenzione massima e impone un'accelerazione sul fronte della prevenzione. Ieri ha presieduto un vertice dal quale è emersa la necessità di predisporre un decreto legge per semplificare le procedure di analisi della vulnerabilità del territorio, migliorare le infrastrutture di trasporto e far eseguire esercitazioni di protezione civile. Al vertice convocato dal ministro Musumeci hanno partecipato, fra gli altri, il capo dipartimento della protezione civile ed il capo del settore legislativo del ministero. Sul tavolo un'analisi delle misure urgenti di prevenzione rispetto al fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nei Campi Flegrei. Dal vertice, che si è protratto per oltre 2 ore, è emersa la necessità di predisporre un provvedimento di legge che consenta di affrontare i problemi attuali e le malaugurate emergenze future con celerità, soprattutto dopo le ultime scosse che hanno allarmato non poco la popolazione. La strage del bus di Avellino con 40 morti, arrivano le condanne. 6 anni di reclusione. La Corte d'Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva assolto l'allora AD di Aspi, Giovanni Castellucci, ed altri dirigenti accusati del più grave disastro autostradale italiano. La strage avvenuta sulla 16 la sera del 28 luglio del 2013 all'altezza di Monteforte Erpino in provincia di Avellino, dove un bus precipitò dal viadotto Acqualonga provocando 40 morti.
con l'ex AD, condannati a 6 anni anche l'ex direttore generale Riccardo Mollo e altri dipendenti di ASPI. Pure loro all'epoca assolti, era l'11 gennaio 2019, tra le urla naturalmente di rabbia dei parenti delle vittime. Per altri imputati condannati in primo grado la pena è stata confermata o rivista al ribasso. Il terribile incidente si verificò intorno alle 20:30 di una domenica d'estate, nella quale, dopo alcuni giorni in gita nei luoghi di Padre Pio, una comitiva di famiglie e amici stava tornando a casa a Pozzuoli. Mentre percorreva la discesa della 16 Napoli Canosa nel territorio di Monteforte Erpino, il bus guidato da Ciro Lametta, fratello del proprietario dell'agenzia Mondo Travel che aveva organizzato il viaggio, cominciò a sbandare dopo aver perso sulla carreggiata il giunto che garantisce il funzionamento dell'impianto frenante. Dopo aver percorso 1 chilometro senza freni, ondeggiando a destra e sinistra, tamponando le auto, una quindicina che trovava sul percorso, l'autista del bus, nel tentativo disperato di frenare la corsa, si affiancò alle barriere protettive del viadotto Acqua Longa, che cedettero facendo precipitare il bus e provocando questo disastro. Vengo e ti ammazzo, i carabinieri arrestano un uomo nel napoletano. Aveva minacciato l'ex compagna Apolliana Trocchia, l'uomo ha compiuto da poco 39 anni, ha contattato per l'ennesima volta l'ex compagna minacciando di ucciderla e promettendole di farlo stesso questa sera. Il tempo di arrivare, ha detto, e ti ammazzo, l'ultimo messaggio. Poco dopo l'uomo si è presentato realmente sotto casa, prima del bersaglio della vittima, l'auto della vittima. Il 39enne ha forato verosimilmente con un coltello, un oggetto appuntito, i 4 pneumatici, poi ha cercato di raggiungere la donna nell'abitazione. La donna fortunatamente è riuscita a chiamare i carabinieri che sono intervenuti, l'uomo è scappato ed è stato poi rintracciato nella sua abitazione a Cercola. Ad Afragola, operazione alto impatto nel bunker del rione Salicelle. 100.000 euro in contanti, provento del racket e dello spaccio, droga, orologi preziosi abitualmente utilizzati per riciclare denaro, ma soprattutto un sistema capillare di videosorveglianza per controllare militarmente il quartiere. Questo è lo scenario che ha portato ad arresti e sequestri nel corso di un'operazione alto impatto condotta nel rione Salicelle di Afragola, area sotto il controllo criminale del clan Moccia, da anni crocevia di traffici illeciti, in particolare legati alle sostanze stupefacenti. In campo oltre 300 operatori delle forze dell'ordine, impegnati fin dalle prime ore del mattino in numerose perquisizioni, con l'ausilio di un elicottero che ha controllato la zona dall'alto. Arrestato un uomo destinatario di ordine di carcerazione per reati in materia di falso documentale, denunciato una persona per detenzione di un consistente quantitativo di sigarette di contrabbando e un'altra per evasione. Sono state sequestrate complessivamente una pistola revolver e relativo munizionamento, rinvenuta all'interno di un'auto anch'essa sequestrata, sigarette di contrabbando, ingenti quantità di hashish e marijuana, ma anche di materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare, ed ancora oltre 100.000 euro di denaro contante, orologi e preziosi impianti di videosorveglianza installati per eludere eventuali controlli di polizia. Controlli a tappeto anche per il rispetto delle norme del codice della strada. In campo poliziotti, carabinieri e operatori della Guardia di Finanza. Come al solito, l'operazione Alto Impatto è stata un'operazione interforze. Ucciso a coltellate nel Casertano, fermato un uomo. Omicidio nel Casertano, il 55enne Paolo Menditto è stato trovato morto nella sua abitazione in via Saporito ad Aversa con numerose coltellate nella parte superiore del corpo. La Polizia di Stato ha fermato un uomo sospetto, secondo gli investigatori il movente potrebbe essere di natura passionale. E aggressione anche nel carcere di Salerno, un detenuto psichiatrico manda in ospedale 7 agenti. Nuova aggressione, un detenuto ucraino, 30 anni, già protagonista di atti di violenza nel tardo pomeriggio di ieri, si è scagliato contro i 7 agenti della polizia penitenziaria che cercavano di convincerlo a rientrare in cella. Tutti i poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari, per ognuno la prognosi è stata di 7 giorni. Sanità, la protesta dei medici in servizio con il lutto al braccio.
Carenza di medici e infermieri, continue aggressioni, affollamento cronico dei pronto soccorso e pazienti sistemati sulle barelle per giorni. Uno scenario di particolare criticità che viene denunciato dai medici e gli infermieri aderenti al sindacato. Oggi giornata di protesta con lutto al braccio davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. A illustrare i motivi della protesta Michele Vannini, segretario nazionale della CGIL con delega alla sanità, e Alfredo Garzi, segretario generale della funzione pubblica CGIL Campania. La situazione è drammatica, in particolare qui stiamo registrando un tasso di aggressioni molto alto e qui noi lanciamo un appello a tutti, alle istituzioni, ma anche alle cittadine e ai cittadini, a considerare i professionisti sanitari come dei loro alleati, non come dei loro nemici. Se ci sono delle disfunzioni, se i servizi a volte ritardano, se ci sono problemi, questo dipende dal fatto che manca il personale e che il personale che c'è è costretto a lavorare con carichi di lavoro e con turni massacranti. Quindi prima cosa, consideriamo chi ha un camice, chi si mette a nostra disposizione per curare la nostra salute e quella dei nostri cari, un nostro alleato. Seconda cosa, c'è bisogno di un piano straordinario di assunzioni, perché la sanità nel nostro paese si sta avviando verso un processo di privatizzazione strisciante che favorirà solo i più ricchi, e questo si fa, come si sta facendo in questo momento, non assumendo il personale necessario. Abbiamo situazioni di sottorganico. Oggi siamo qua proprio per provare a fare arrivare un po' d'attenzione su questo tema, perché la questione delle aggressioni è sempre più pesante, sempre più frequente, e non è possibile che gli operatori sanitari siano costretti in queste condizioni. Poi noi diciamo anche che non è neanche giusto che i pazienti stiano in queste condizioni, con pronto soccorso sovraffollati, con l'incapacità di dare una risposta in breve tempo, ma anche di dare una risposta vera ai bisogni di cura che i pazienti hanno quando arrivano qua dentro. E quindi c'è bisogno sicuramente di più personale, ma c'è bisogno anche di far decollare finalmente la medicina territoriale, perché non c'è nessun filtro tra le persone che hanno bisogno e la possibilità di curarsi se non nel pronto soccorso. Sullo sfondo anche alcune questioni di carattere economico. La Regione Campania infatti ha definito un incentivo ai sanitari in servizio per le emergenze, ma non tutti i direttori delle ASL starebbero applicando le direttive. Campus della Salute alla Rotonda Diaz, un'opportunità per avvicinare le donne alla prevenzione. Lunedì 2 ottobre sarà inaugurato sul lungomare Caracciolo alla Rotonda Diaz il Campus della Salute. La prevenzione della donna è al centro dell'evento, con oltre 100 tra medici, esperti e volontari che garantiranno visite mediche gratuite in numerose discipline nel grande ospedale da campo realizzato a ridosso del mare. Napoli Surgery, le prospettive della chirurgia partenopea post-Covid. Rilancio, riorganizzazione, ristrutturazione dei reparti e tanta formazione. Le sfide della chirurgia partenopea, gli obiettivi e le attività in corso dopo l'emergenza Covid. Questi temi al centro del congresso Napoli Surgery, due giorni per fare il punto sul servizio sanitario regionale dopo i due anni di pandemia. Nell'aula magna della Scuola di Medicina dell'Università Federico II a Scampia, dirigenti e primari ospedalieri hanno dato il via a un confronto sulle criticità principali della rete ospedaliera. Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, Vincenzo Bottino, primario chirurgia ospedale evangelico Villa Betania, Alberto D'Agostino, direttore chirurgia ospedale San Paolo, e Mariano Fortunato Armellino, direttore chirurgia generale ospedale del Mare. Abbiamo focalizzato tutto sulle reti tempodipendenti, essenzialmente sul trauma e quello che poi è la rete oncologica, che poi il vero problema della ripartenza rappresenta la lista attesa dei pazienti oncologici. Però abbiamo anche pensato di creare di piccoli workshop branca per branca di tutte le branche che gravitano nell'area chirurgica, anche per far conoscere tante realtà di altissimo profilo che insistono nella ASL Napoli 1. Le discipline chirurgiche nel periodo pandemico sono quelle che hanno sofferto maggiormente per problematiche di tipo strutturale, anche di arruolamento del personale. Oggi, grazie a uno sforzo organizzativo della regione, dell'azienda sanitaria, delle altre strutture sul territorio, questa ripartenza chirurgica c'è ed è certificata. Quindi lo scopo di queste due giornate è quello di analizzare questa ripartenza e vedere quali sono le prospettive future. Dopo un periodo di Covid che ha bloccato tutte le attività di molti ospedali, di quelli che hanno continuato anche a fare chirurgia, adesso c'è un cambiamento. Nella nostra
ASL, sono cambiati tutti i primari e c'è una voglia ovviamente di riprendere una serie di attività, recuperare le liste di attesa persa, cercare di migliorare l'offering ai pazienti. Quindi l'idea è appunto questo, vedere cosa si è fatto e cosa possiamo ancora fare per migliorare quello che è l'offerta alla popolazione. Siamo in collegamento con Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi, direttore. Grazie a voi. Allora, direttore, è partita la campagna vaccinale anti-influenzale anche nell'ASL Napoli 1. Come vi siete organizzati per garantire massima copertura? È partita ieri la campagna vaccinale anti-influenzale e anche quella dei vaccini associabili, quali quelli del Covid-19, l'anti-HPV, l'herpes zoster e l'antipneumococco. Siamo pronti per una campagna vaccinale importante, c'è la possibilità di associare fino a 2 vaccini per ogni volta e quindi lo sforzo sarà sostanzialmente dimezzato con una copertura maggiorata. Allora, i vaccini dove possono essere poi effettuati materialmente? Rispetto ai vaccini, l'antinfluenzale dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie di comunità convenzionate e dai distretti sanitari di base, così come anche il vaccino anti-Covid-19. Per l'HPV, il papilloma virus, sostanzialmente per i distretti sanitari di base, mentre invece per l'herpes zoster e per l'antipneumococco, medici di medicina generale e distretti sanitari di base. Allora, e c'è bisogno di una prenotazione se lo si fa nei distretti? Noi abbiamo pubblicato una tabella con 35 punti vaccinali in tutti i distretti, c'è tutto indicato, è possibile trovarlo sia sul sito sia sul profilo Facebook, c'è anche una campagna di comunicazione attraverso i quotidiani e soprattutto sono indicate le modalità, anche i numeri di telefono, ma in massima parte l'accesso è libero senza prenotazione. Per quanto riguarda il Covid che è tornato tra noi, forse non è mai andato, anche se chiaramente molto ridimensionato per quanto riguarda poi gli effetti della malattia, siete preoccupati, siete in qualche modo attrezzati ed esistono ancora delle strutture in piedi dopo l'emergenza dedicate al Covid? Certamente non ci sono più i centri vaccinali dedicati, gli hub che tanto ci sono serviti e sono stati utili. Certo, siamo pronti, non siamo preoccupati, siamo soltanto attenti, come giusto che sia. Dobbiamo essere attenti perché dobbiamo fare attenzione alle varianti che oggi ci danno delle caratteristiche di una simile influenza e quindi la nostra campagna vaccinale associata ad una campagna di comunicazione deve essere molto impegnativa perché dobbiamo far sì che in maniera volontaria, ma con grande responsabilità, alcune categorie vengono vaccinate, gli anziani, le persone fragili, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza. La comunicazione è fondamentale, non ci sono allarmismi, ma dobbiamo lavorare per creare dei cittadini consapevoli e responsabilizzarli affinché comprendano l'opportunità che l'azione farmacologica offre la possibilità di evitare complicanze conseguenziali a malattie. E l'azione farmacologica va associata sempre all'azione non farmacologica come il lavaggio delle mani, la sanificazione delle superfici, una buona areazione degli ambienti chiusi, ma questi sono consigli e raccomandazioni che valgono sempre per tutte le malattie infettive, non certo soltanto per il Covid. Certo, assolutamente, anche l'influenza se diffusa rapidamente potrebbe portare al collasso ai nostri presidi ospedalieri perché naturalmente insomma, sarebbero tante le persone da avere in cura e il sistema sanitario non può reggere a crisi di questo tipo. Per cui invitiamo i nostri telespettatori a guardare e a consultare i siti dell'ASL Napoli 1 per cominciare a pensare a questa campagna vaccinale in maniera concreta perché chiaramente prima ci si vaccina, prima si ferma anche l'influenza, è vero direttore? Condivido pienamente, io ero molto più giovane, ricordo dei titoli di giornali quando dicevano mezza Italia a letto con l'influenza. Ecco, potremmo avere mezza Italia a letto con il Covid, ma fin quando li abbiamo a letto di casa propria e magari nei casi più delicati noi assicuriamo un'assistenza domiciliare, ci preoccupa sotto certi profili di gestione organizzativa, ma certamente non ci porta ad avere un allarme così come quelli che abbiamo vissuto gli anni scorsi. Quindi va affrontato con la consapevolezza
che oggi abbiamo esperienza e soprattutto strumenti per combattere anche varianti un pochino più cruente rispetto ai sintomi. Direttore, prima di salutarci, un'ultimissima cosa, ricordiamo ai nostri telespettatori che i vaccini sono assolutamente gratuiti, non devono pagare nulla. Non devono pagare nulla assolutamente, in particolare quando si è nelle fasce di età, quindi noi vi chiediamo di rivolgervi direttamente in prima battuta ai propri medici di medicina generale, che sono le vere sentinelle della salute dei cittadini e ai quali affidiamo sicuramente i nostri bisogni di salute. Sono loro i nostri primi riferimenti, sono persone preparate, competenti, disponibili, che hanno aderito fortemente e veramente massivamente alla campagna vaccinale. Noi chiediamo agli assistiti di rivolgersi innanzitutto ai propri medici di medicina generale. Grazie direttore, arrivederci e buon lavoro. Grazie sempre a voi, arrivederci a tutti. L'ex Jabil, i dipendenti rivolgono un appello alle istituzioni uniti nella protesta perché vittime, dicono, di processi di reindustrializzazione mai decollati in un territorio difficile come il casertano. I lavoratori ex dipendenti della multinazionale Jabil, dopo i cortei e presidi del 26 e 27 settembre, si appellano ancora una volta alle istituzioni e preannunciano un nuovo corteo per le strade del capoluogo di Caserta per il 2 ottobre. La riabilitazione a seguito di un infarto o scompenso cardiaco è paragonabile a una terapia farmacologica, anzi potrebbe produrre benefici anche superiori. È il messaggio lanciato dai cardiologi aderenti all'Associazione Italiana di Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa Campania e Basilicata, riuniti a Napoli in occasione del congresso Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione 2023. Per Vinicio Caposella, laurea honoris causa all'Orientale. Per molti anni mi sono fregiato del titolo di dishonoris causa in rovinologia. Adesso, finalmente, ho un titolo vero e ne sono orgoglioso. Sono le parole di Vinicio Caposella, cantautore, polistrumentista e scrittore che ha ricevuto nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli da Roberto Tottoli, rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, la laurea magistrale honoris causa in lingue e comunicazioni interculturali in area euro-mediterranea. L'Orientale, che ha una storia magnifica, fa della comunicazione tra gli umani la sua grande ricchezza e io mi ritrovo appieno in questa filosofia. Una giornata che ha visto protagonista Caposella, ma anche la sua musica. Infatti, dopo la consegna della pergamena, il cantautore si è esibito in alcuni dei suoi brani più popolari. Ai nostri microfoni le parole del magnifico rettore Roberto Tottoli. Sicuramente molto importante, è una laurea all'insegna della diversità, della complessità e di un approccio culturale che deve conoscere l'altro. Vinicio Caposella non ha fatto che questo nella sua fantastica attività d'artista. Nel ricordo di Silvio Berlusconi, Forza Italia Pessum con il Berlusconi Day. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno, il via tre giorni del Berlusconi Day organizzata la manifestazione da Forza Italia a Capaccio Pestum. Tra gli interventi della prima giornata, quelli di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo. Il Papa, missione e mistero, il cardinale Müller racconta Francesco, presentato il libro nella sede della Camera di Commercio per iniziativa di Casa Artigiani. Un volume che definisce e racconta la vita e le opere di Papa Francesco, una figura carismatica e affascinante, la cui dimensione spirituale nasce e si sviluppa in un contesto unico. Il Papa, missione e ministero è il titolo del libro edito da Cantagalli, scritto dal cardinale Gerald Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. Müller ha illustrato il volume a Napoli, nei saloni della Camera di Commercio, per iniziativa di Casa Artigiani, in collaborazione con la comunità Opzione Benedetto e Giovanni Formica. Il libro è una sorta di cartina di tornasole rispetto alla valutazione dell'azione del Santo Padre in un contesto di valori sempre più deboli, in cui la fede rappresenta un argine e un riferimento.
La presentazione del volume nella Sala Maiano è stata aperta dai saluti del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e Fabrizio Luongo, Vicepresidente, Vicario e Leader di Casa Artigiani Napoli. L'importanza di presentare i libri in Camera di Commercio, innanzitutto come Palazzo della Borsa, è che la Camera di Commercio è il luogo ideale, un luogo terzo, non politico, non privatistico, e quindi si parla all'universo mondo, quindi non solo alla platea estremamente numerosa, comunque presente di venerdì sera, cosa non facile, ma soprattutto si parla a una eterogeneità di pubblico notevole, perché la Camera parla all'economia, alle 320.000 imprese, ai suoi dipendenti, a tutti quelli che creano produzione e territorio. Se volete interagire con la nostra redazione, vi ricordo che potete sempre farlo scrivendo il numero WhatsApp di Televomero 339-46-28-565. Un servizio. 2.000 presenze in tre giorni, grande successo per la terza edizione di Green Blue Days, che ha visto al centro, come elemento principale, l'acqua. Al complesso monumentale Ravaschieri di Napoli discena la sostenibilità per coinvolgere i giovani sulle tematiche del green e del blu, un orientamento per migliorare e andare nella direzione dell'Agenda 2030. La principale novità della terza edizione dei Green Blue Days è stata la scelta di partire dal territorio, dal dialogo e dall'interazione con la comunità, tutta per coinvolgere attivamente nella coprogettazione di strategie e progetti soprattutto i giovani, gli studenti. Soddisfazione nelle parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. È una transizione ecologica che sia capace di dare una risposta a quelli che sono i bisogni dei cittadini, una risposta alla transizione ambientale, alla crisi climatica, ma anche che sia capace di guardare a quelle che sono le necessità della nostra società. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole giornata, continuate a seguire i nostri programmi, noi ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.